In collaborazione con Nima Spettacoli, agenzia teatrale ed organizzazione eventi, San Polo Denza, Reggio Emilia, agenzia viaggi Porto Franco di Sant'Ilario Denza in provincia di Reggio Emilia. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Ed eccoci qua anche questa mattina, buongiorno cari amici, buongiorno e benvenuti al Nima Show Live. Oggi faremo un viaggio, ovviamente un viaggio virtuale perché non si può andare in giro, però con la nostra, con il nostro collegamento arriveremo a Roma con l'amico Andrea Lo Russo del gruppo Apriamo le sale da ballo. Tra l'altro siamo già presenti con la nostra live e sentiremo un po' che novità ci porta da Roma, anche se comunque seguiamo le vicende sul gruppo Apriamo le sale da ballo. Inoltre ci collegheremo con l'amico Luca Lombardi a Tenerife, anche ci darà gli ultimi aggiornamenti, ma voi continuate a seguirci ovviamente su Nima Radio TV, su Facebook, sui nostri social, Twitch, Twitter, Periscope e anche YouTube, ma non dimenticatevi di Radio Nova 94.3 MHz, www.radionova.it. Siamo pronti? Partiamo con la musica ragazzi e arriva Alessia dal cielo con questa bellissima canzone dal titolo Stupida passione, tutta per voi, buongiorno! Stupida passione, prendi sempre il primo giorno come al nostro primo incontro. Sei paura, sei coraggio, quello splendido miraggio che dipinge la mia vita, sempre senza una cornice. Sciocca, stupida passione, viaggio sempre nel tuo mare, riesco sempre a navigare fra tempeste. Stupida passione, mi rimani sempre amica, anche quando sembri spenta, tu sei sempre insieme a me. La mia mente che non vuole, lei potrebbe farmi male, devo cedere però a questa stupida passione. Sciocca, stupida passione, viaggio sempre nel tuo mare, riesco sempre a navigare fra tempeste bianche e vele. Sciocca, stupida passione, mi rimani sempre amica, anche quando sembri spenta, tu sei sempre insieme a me. La mia mente che non vuole, lei potrebbe farmi male, devo cedere però a questa stupida passione. Mi rimani sempre amica, anche quando sembri spenta, tu sei sempre insieme a me, insieme a me, insieme a me.
insieme a me. Esatto, esatto, come dice la nostra amica Alessia dal Cielo, insieme a me, dovete rimanere insieme a me incollati allo schermo, allo smartphone, al tablet, alla smart TV, dove comunque ci state guardando. Andiamo a salutare qualcuno che si è collegato, l'amica Roberta Bertinelli, sempre presente. Buongiorno carissimo Nicola, meraviglioso Nicola, buon martedì con la tua splendida musica e allegria, un abbraccio grande Roberta. Riccardo, Dora, buongiorno Nicola, felice giornata. E poi vedo anche la mia mamma Tina, buongiorno Nico, cosa sei alla finestra? Così prende meglio il segnale. Un bacio. Andiamo ragazzi avanti. Stavo guardando stamattina su Facebook un post che diceva: l'Emilia Romagna si accinge a diventare zona gialla, l'RT è sotto l'1, anche se i posti in terapia intensiva sono intorno al 30%. Ma adesso io dico una cosa, no? La risposta dobbiamo aspettare venerdì. Allora, se venerdì danno l'ok per quanto riguarda la zona gialla, riapriranno bar e ristoranti fino alle 18. Ma io dico, ma proprio di venerdì dovete farlo, ma non potete spostarla a lunedì, che così la gente, poi i ristoratori, i baristi si organizzano giustamente per poi fare anche spesa. Se voi lo dite venerdì sera, che di solito più delle volte è il sabato mattina, ma come fanno a organizzarsi con pubblicità? Siamo aperti, venite, partecipate. Ma io dico, il buon senso, dove è andato a finire? Dove è andato a finire? Non lo so. Salirà il buon senso, lo spero. Ed è la canzone di Claudia Subazzoli, Claudia Band, che ci andiamo ad ascoltare proprio adesso. Eccola qua. E un altro giorno se ne va, vola sulla città, con chi ha pianto, con chi ha riso, con chi si è sentito solo, e la notte scenderà, il mio sogno accenderà, rivedrò il tuo viso sul cuscino, i tuoi capelli sfiorerò.
Sì, ha ragione, salirà il buon senso nelle cose, speriamo che la situazione si sistemi e che questa notizia che ho letto su Facebook, che l'Emilia Romagna si accinge a diventare zona gialla, sia verità, perché ormai ne abbiamo bisogno un po' per... da quando è che siamo chiusi? Beh, siamo chiusi dalle prima delle festività, pertanto un po' di svago non guasta, anche se ovviamente bisogna mantenere le precauzioni, mascherina, distanziamento sociale e nei ristoranti ovviamente al tavolo non più di 4, almeno queste erano le regole fino al 20 di dicembre. Andiamo avanti ragazzi, vi devo chiedere scusa perché ieri dovevamo fare la diretta sulla pagina Facebook Nima Magazine e sul nostro canale YouTube Nima Radio TV della rivista di febbraio. Purtroppo qualcosa è andato storto, ovviamente ci siamo scusati anche sulla pagina, abbiamo avuto problemi di connessione, il sistema non ha retto e abbiamo rimandato tutto quanto a lunedì prossimo, lunedì 1 febbraio. Ci sarà un po' più di suspense e la nostra rivista andrà online il 2 di febbraio. Ma facendo gli scongiuri, adesso tocco ferro perché speriamo che vada tutto bene il lunedì 1 febbraio alle ore 20:30, sempre sulla nostra pagina Facebook Nima Magazine e canale YouTube Nima Radio TV. Andiamo ad ascoltarci un'altra canzone, eccola qua che arriva, l'amico Andrea Barbanera con Lasciati Andare, tutta per voi. Prendimi, stringimi, amami, fai ciò che vuoi. Lasciati andare soltanto anche un'unica notte. Brivido freddo passa qui dentro di me. Ti vedo ballare, tu mi fai sognare, io non so perché. Movimento lento allo sfinimento, tu mi porterai. In questa notte buia io su questa spiaggia penso soltanto a te. E se potessi chiedere alla luna di passare una notte con te, ma perché questa luna non mi porta fortuna? E se guardassi i miei occhi, il mio cuore, capiresti il perché. Ho già il cuore che batte per te, batte forte qui dentro di me. Prendimi, stringimi, amami, fai ciò che vuoi, solo con me. Lasciati andare soltanto anche un'unica notte, come non mai. Prendimi, stringimi, amami, fai ciò che vuoi, andiamo via. Lasciati andare soltanto anche un'unica notte di fantasia, la voglia di fare l'amore con te nasce più forte qui dentro di me. Trova il coraggio, ti prego, scappiamo io e te. Guarda i miei occhi che brillano per te. Sto innamorando, voglio starti accanto, adesso so perché. E quella volta che ho chiesto alla luna di passare una notte con te, proprio lei, quella luna, lei mi porta fortuna. Hai già visto i miei occhi e il mio cuore che brillavano per te. Ora il cuore che batte per te, sempre più forte qui dentro di me. Prendimi, stringimi, amami, fai ciò che vuoi, solo con me. Lasciati andare soltanto anche un'unica notte, come non mai. Prendimi, stringimi, amami, fai ciò che vuoi, andiamo via. Lasciati andare soltanto anche un'unica notte di fantasia. La voglia di fare l'amore con te nasce più forte qui dentro di me. Trova il coraggio, ti prego, scappiamo io e te. Prendimi, stringimi, amami, fai ciò che vuoi. Lasciati andare soltanto anche un'unica notte. Prendimi, stringimi, amami, fai ciò che vuoi. La voglia di fare l'amore con te nasce
voce più forte qui dentro di me. Trova il coraggio, ti prego, scappiamo io e te. Prendimi, stringimi, amami, fai ciò che vuoi. E voilà, sempre bella questa canzone. Vado a salutare un po' di persone che si stanno collegando. È arrivata la nostra Romina. Ciao Romina Cinsi, dalle Marche. Patrizia, da qui di fianco, da San Polo. Patrizia Caldarini, Daniela Anselmi, Deanna Maini, Celestina Fornaciari, Marcello Giabella e poi Anna e Corrado. Ciao ragazzi, salutiamo tutti quanti. Grazie perché... anche se noi siamo in onda, ci fa piacere comunque vedere anche qualcuno che ti segue, ovviamente dalla radio ci ascoltano, ma visivamente vedere il proprio nome che compare ci fa molto piacere. Andiamo in musica, ho estrapolato, no, più tardi la canzone estrapolata, intanto andiamo con questa canzone che non ho mai sentito, ma voglio ascoltare una canzone nuova, Piccola Storia di Annalisa D'Aloia, dopodiché pubblicità. E cominciamo a metterci in contatto con il nostro primo ospite di quest'oggi, Andrea Lorusso, dal gruppo Apriamo le sale da ballo. Vamos! Tu parlavi d'amore, io guardavo negli occhi tuo il mare, poi sei fuggito ed io ti ho cercato, ma ogni parola mi è rimasta nel cuore. Ho aspettato di vederti tornare, troppo soli si può anche morire. Piccola storia di cose passate, ma che ogni giorno mi riporta da te. L'amore, l'amore, l'amore è una strada che va, a volte si perde nel vento e non sa ritornare. Tanto ti vengo a cercare, la tua voce fa battere il cuore. Piccola storia ritorna e fa male, quel desiderio che mi resta di te. L'amore, l'amore, l'amore è una strada che va, a volte si perde nel vento e non sa ritornare. Chi ama non chiede ma dona ogni cosa che ha, così per te io donerò. Ti amano
concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Antica tenuta Santa Teresa, ristorante alla carta e location per eventi e cerimonie, ti invita a degustare la prestigiosa cantina con più di 100 etichette tra italianità e tradizione ed assaggiare le specialità dello chef Paolo Dall'Asta ed il suo staff. La famiglia Ferrari vi invita a provare il calore e la professionalità di 20 anni di esperienza. Per prenotazioni il numero è 0521 46 25 78 oppure 348 24 91 140. Nel Nima Show Live, contattaci al 393 1912 091. E voilà, sono ritornato e sono molto contento perché sento una voce amica. Buongiorno Andrea, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti. Mamma mia che sfondo bianco, dove ti trovi? Sei già... Alla ora. No, sei già andato in paradiso, no? Vabbè, pure là mi cacciano via. Allora, che cosa ci racconti di bello? Ovviamente sulla pagina Facebook, sul gruppo Apriamo le sale da ballo, abbiamo visto un po' di movimento. Ormai ti hanno soprannominato il paladino della giustizia, questo mi fa molto piacere. Però effettivamente qualche giorno mi menano. Ecco, quel che è giusto è giusto. Che cosa è successo in questi giorni? Non ci siamo sentiti. Intanto il bimbo sta bene, tutto a posto, sì. Sì, sta bene, l'abbiamo passato, sai, quando c'hai dei figli devi passare anche quello, un po' di paura, però adesso recupera la grande. Bene, bene, mi fa piacere. Entriamo nel succo dell'argomento, dai, cosa c'è che non va ancora? Oh, tante cose non vanno perché comunque è passato un anno, direi. Nicola, quello che non c'ha, penso che un'ora di trasmissione non basta per parlare di tutto, perciò dobbiamo stringere qualcosa. Però, esatto. Come hai detto, mi chiamano il paladino della giustizia, io e il mio collega Pasqualino siamo andati a farci una passeggiata per vedere perché la chiusura di ristoranti, bar, sale da ballo, e vedere com'era questa movida, senza se si era risolto questo problema della movida, esatto, senza ristoranti e bar. Sì. Siamo andati a Via del Corso, erano appena le 6, ti dico migliaia, ci stanno i video in diretta, migliaia e migliaia di persone ammucchiate, vigili, forze dell'ordine là presenti, monopattini che ti sfrecciavano vicino con 3 persone sopra. Addirittura. I vigili erano impegnati a fare multe ai ristoranti, sicuro. Si vede che il male è quello, mi viene da dire, in questo momento. Ma parlavo anche prima, Andrea, noi ad esempio in Emilia Romagna stiamo aspettando la risposta per capire se da domenica prossima saremo zona gialla, e ce lo diranno venerdì sera, sabato mattina. Ma io dopo dico, il pasticcio dei numeri. A parte il pasticcio dei numeri che c'è stato comunque in Lombardia, che tra l'altro ancora non si è capito chi ha la colpa. La colpa è una brutta bestia, non la vuole nessuno.
Ma sai qual è il problema, Nico? Che mentre vedono chi è la colpa e questa superficialità a dire pasticcio, sono morte attività, imprenditori, è successo, chi li ripaga adesso? Quelli per loro pasticcio, loro sono pagati per sistemare le cose, no per fare i pasticci. Esatto, sono sempre soldi nostri poi. Ma guarda, io comunque continuo a rimanere sempre senza parole, e lo dicevo anche stamattina, cioè, ma manca un po' di buon senso, stanno facendo, non capisco il perché non riescano a sistemare la situazione con un po' di buon senso. No, tra l'altro ho sentito sempre da ultime notizie il virologo Bassetti che diceva: da quando questo governo è in crisi, la pandemia sta andando meglio perché le regioni stanno reagendo in modo autonomo e sanno dove mettere le mani, visto che hanno la situazione sotto mano del territorio. E beh, ci voleva tanto per farlo. Ma guarda, Nicola, io tempo fa ho fatto la diretta, 2 giorni fa ho fatto la diretta, che io ho avuto il coronavirus, ma i pasticci sono stati sempre già dall'inizio, perché io quando ho avuto il coronavirus, per diventare negativo, ho fatto 6 tamponi. Quei 6 tamponi sono risultati come positivo in quella giornata. A me non mi dovevi considerare, io ero già positivo al primo tappone, quelli erano solo per controllare quando diventavo negativo. Loro mi hanno sempre rimesso sulla tabella dei nuovi contagiati. Allora io dico, hanno fatto l'Italia a colori. Mo adesso, ultima ora, esce anche rosso scuro. Ho sentito. Sì, avete colorato l'Italia, non siete stati capaci di colorare i fogli quando vado a fare il secondo tampone. Un foglio me lo fai giallo, rosso, i colori che puoi te. Però non mi metti nella tabella di nuovi positivi. E là già ti fa capire, tu con quei numeri stai facendo chiudere attività, stai andando all'astrico con gente, veramente il problema. Il problema comunque delle attività persiste, perché anche stamattina guardavo nei mercati, c'è gente che comunque, c'era in un mercato ad esempio, non c'era gente a comprare, e poi addirittura un fruttivendolo diceva che comunque a fine serata, a fine giornata deve comunque regalo la merce, perché ci sono tanti pensionati che vanno a prenderla dai cassonetti della nel 2021 siamo messi così. Esatto. Allora, preso da dalla compassione, regala la merce. Va bene, andiamo avanti, dai, andiamo in musica, poi ne parliamo ancora su altri argomenti. Ci ascoltiamo una Begin, Blue Sax, orchestra Luca Canali, Katia Govi al sax per voi.
E voilà, una bellissima begin per, con il sax della nostra Katia. Andiamo avanti, salutiamo Luca Vitali, ci sono, e anche Romina Censi che mi dice: buongiorno Nicola, mi piacerebbe ascoltare Se bruciasse la città. Non dovrei avere un... no, è meglio di no, lasciamo stare, perché Roma era già, solo quello. Aveva già preso fuoco Roma tanti anni fa, no? lasciamo perdere. Vediamo come riesco ad accontentarti, cara Romina. Allora, Andrea, io ho notato che recentemente, penso ieri, tu hai lanciato un sondaggio sul gruppo Apriamo le sale da ballo per quanto riguarda l'apertura delle palestre dal 5 marzo, che poi è una data ancora in forse, non è detto, però forse chiederanno il patentino ai vaccinati e a quelli che non sono vaccinati. Però il problema più grosso è che i vaccini dove sono? Ce l'hanno tutti i medici. Noi abbiamo una clientela di infermieri, medici, perché i vaccini, quelli che se li sono fatti, sono l'operatore sanitario. Esatto. Quegli altri che devono fare l'opera 80, penso che in palestra non ci vanno, se ci vanno è raro. Ma pure noi sale da ballo, no? Se noi dobbiamo fare una clientela solo dei dottori e infermieri, cioè io che ho 5 sale devo cambiare reparto chirurgia, reparto ortopedia. questa è bella, però se non altro quando arrivano poi gli over 80 che faranno il vaccino, se succede qualcosa abbiamo già tutto l'ospedale nella sala da ballo, no? Ci sei, Andrea? Ti vedo bloccato. Ah, si è bloccato il collegamento. Andiamo subito in musica e poi ripristiniamo il collegamento. Matteo Bensi, lassù il cielo è una coperta ricamata. Coperta ricamata, la luna fra le stelle fa la spia. Vorrei cantare a te la serenata, con gli strumenti e con la compagnia. Lasciatela è bella, l'ho pitturata io col mio pennello, l'ho pitturato io quel suo bel viso, sembrava un angiolin del paradiso. Lasciatela sentir que
Eccoci qua, Andrea, se non altro mi sei rimasto col sorriso quando si è meno bloccato male il collegamento, ma stavo dicendo che avendo tu le cinque sale piene comunque di sanitari e comunque divisi per reparto, se dovesse succedere qualcosa agli ottantenni, che arriverà il momento che faranno il vaccino, almeno abbiamo già l'ospedale lì pronto per dare una mano, no? No, ma ci abbiamo anche le promozioni, anche chi viene a suonare da me. Ogni canzone gli daremo una controllata alla pressione. Fantastico, dai. Bisogna da una parte anche sdrammatizzare, perché comunque sta diventando veramente dura questa situazione. Speriamo che in qualche modo con l'arrivo della primavera e poi dell'estate di riprendere un po' di respiro come abbiamo fatto l'anno scorso, no? A marzo prenderemo un po' di respiro, a marzo. Dai, a me quando mi dici ste cose, guardami, anche se non si dice a me mi, è lo stesso. Perché arrivano direttamente da Roma, si vede che quando qualche cosa tu sai. Ricordate marzo. Ricordiamo marzo. Allora, caro Andrea, ti saluto perché adesso io, dopo la pubblicità, vado a Tenerife. Ovviamente. Ok, Nicola, posso mandare un saluto a mio figlio che ha passato una settimana un po'. Però gli mando un grande abbraccio, ti amo amore mio, Samuel, ti amo. ma ho visto le fotografie che eri sempre al fianco, i figli sono pezzegore. Sì. Comunque non hai dato il responso del sondaggio, com'è andato? Allora, 1080 hanno detto sì, 260 no, e un altro hanno messo un'opzione che non mi ricordo. Ma aspetta, ma sì al patentino o no al patentino? No al patentino. Ah, no, ok, patentino. Di entrare senza il patentino. Va bene. Non sono una forza dell'ordine che chiedo la patente quando viene. Patente a libretto appuntato. Ciao Andrea, ti saluto. Ciao a tutti. Con una canzone tratta dal mio aperitivo musicale di domenica. Mi sono proprio divertito. Suona chitarra. Ciao carissimo. Ciao. Suona chitarra, tu che sei la compagna di tante mie notti d'amore. Suona chitarra, e hai diviso con me tanti applausi e le spine nel cuore. Ti amo tanto, sia che tu dolcemente trasporti ogni mio sentimento, accompagni canzoni stonate tra il riso ed il pianto. Oh mia chitarra, suona chitarra, quando dico parole d'amore alla mia innamorata. Suona chitarra quando sto in compagnia degli amici fino a notte inoltrata. Ti amo tanto, sia che tu dolcemente trasporti ogni mio sentimento, o se come un'orchestra diventi più forte del vento. Oh mia chitarra, ti amo tanto, perché tu mi ricordi le sere passate a cantare per la gente che non respirava e sta mia sentire, e sembrava che stessi facendo l'amore con te. Ti odio tanto per le volte che tu non vibravi più sotto le dita, e tenerti vicino così mi costava fatica. Oh
mia chitarra. Vai, Tonno! Ale! Ti amo tanto, sia che tu dolcemente trasporti ogni mio sentimento, o se come un'orchestra diventi più forte del vento. Oh mia chitarra, ti amo tanto, perché tu mi ricordi le sere passate a cantare per la gente che non respirava e starmi a sentire, e sembrava che stessi facendo l'amore con te. Ti odio tanto per le volte che tu non vibravi più sotto le dita, e tenerti vicino così mi costava fatica. Oh mia chitarra. Zanza, vai, suona. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Antica tenuta Santa Teresa, ristorante alla carta e location per eventi e cerimonie, ti invita a degustare la prestigiosa cantina con più di 100 etichette tra italianità e tradizione ed assaggiare le specialità dello chef Paolo Dall'Asta ed il suo staff. La famiglia Ferrari vi invita a provare il calore e la professionalità di 20 anni di esperienza. Per prenotazioni il numero è 0521 46 25 78 oppure 348 24 91 140. Nel Nima Show Live, contattaci al 393 1912 091. Eccoci qua, amici, siamo rientrati e siamo subito in collegamento con l'amico Luca Lombardi da Tenerife. Ciao carissimo.
Ciao, buongiorno a tutti, Nico. Buongiorno a tutti voi. Grazie, caro. Intanto buon anno per quello che può buon servire. Anno, altrettanto. Per quello, voi, che, per quello che può servire, vista la situazione. È passato un po' di tempo dal nostro ultimo collegamento, ma la situazione lì a Tenerife com'è adesso? Dunque, diciamo che la situazione Covid è abbastanza tranquilla. Siamo in regressione, quindi molti meno casi e molto più tranquillo. Il problema principale è il turismo, che è venuto meno perché causa le problematiche nel nord Europa, chiaramente i turisti non sono arrivati. Ovviamente. E quindi hotel chiusi e economia a pezzi. Ah, quasi a zero. Mi stavi raccontando fuori onda che anche diversi italiani che lavorano comunque lì, non potendo comunque pagare l'affitto, sono tornati a casa. Certo, parecchi italiani e parecchi spagnoli anche che lavoravano qua e chiaramente non avendo più lavoro e non potendo occuparsi, le spese, i costi di gestione dell'affitto, della casa sono alti e quindi sono dovuti rientrare in famiglia praticamente, nei loro rispettivi paesi. Sta diventando più pesante, più del dovuto, insomma non ci si aspettava un prolungamento del genere. Certo che per un'isola che vive di turismo non deve essere una cosa molto semplice. Certo, esattamente. Poi ti ricordo che non solo vive di turismo, ma queste isole facevano 17-18 milioni di visitanti all'anno, quindi parliamo di cifre abbastanza importanti per il turismo. Quindi immagina un po' tu come possa essere. Gli investimenti che hanno fatto con gli hotel qua sono abbastanza pesanti, quindi investimenti molto importanti da decine di milioni di euro, quindi... Esatto, perché sono tutte strutture in questo momento totalmente vuote, ahimè. Esatto, completamente vuote. Ma Luca, il sentore di un'apertura... Ah, perché abbiamo sentito che comunque in Spagna, invece dell'apertura, hanno richiuso con un lockdown, poi sono stati anche sfortunati con le ultime nevicate che sono cadute giù e automaticamente sono in ginocchio. Certo, hanno risentito molto perché chiaramente questo maltempo, il freddo ha portato sicuramente sindrome influenzali e cose del genere che a volte vengono mescolate anche con il Covid e quindi di conseguenza sono aumentati i casi e hanno dovuto fare un passo indietro e chiudere di nuovo quelle che sono le normali attività che generalmente erano rimaste aperte fino allora. Mi viene da dire che tutto il mondo è paese in questo caso, siamo tutti sulla stessa barca, che da un po' di tempo è anche il detto che diciamo, e speriamo prima o poi di saltarne fuori, speriamo in questi vaccini, anche se ci stanno facendo comunque un po' dannare in questo periodo. Com'è la situazione vaccini lì a Tenerife? Hanno cominciato a vaccinare anche qua, Nicola, però chiaramente sono poche le persone vaccinate già, perché le liste di attesa sono parecchie, da quanto sembra. Certo. E comunque non ci sono abbastanza vaccini per vaccinare tutte le utenze, diciamo deboli, quelle più a rischio. E quindi di conseguenza... ci sarà da aspettare almeno fino a marzo, aprile. Ho capito. Allora Luca, quando tu hai delle novità, mi raccomando, manda pure i messaggi che organizziamo l'ospitata, mi chiedi la linea e così aggiorniamo un po' la situazione, rimaniamo collegati anche con altri paesi che stanno vivendo questa situazione. Ti ringrazio Luca. Grazie a voi tutti, un buon proseguimento d'anno e tante buone cose. Andiamo in musica, arriva Diego Zamboni per la nostra amica Dora, che tra l'altro mi ha scritto Fantastico Nicola con Mia chitarra. Suona chitarra, intanto Bella signora, Diego Zamboni. Vado a ballare, guardo la gente, vedo quel volto che mi fa impazzire. Cerco quel viso, quel suo sorriso, che giorno e notte non mi abbandona, mi fa sperare.
quando la vedo comincio a tremare, le chiedo un ballo e lei con amore si avvolge al mio cuore e col suo fare così gentile mi dice che è bello trovarsi a ballare ancora con te. Bella signora, balliamo ancora, è un'emozione vedere il tuo volto, sentir la tua voce. Bella signora, stringimi ancora, è tanto bello ballare, sognare l'amore con te. L'appuntamento in quel locale è rinnovato, lei mi conferma, io son fortunato, ma questa attesa sarà un tormento, sento l'amore che avvolge il mio corpo, ma come farò? Bella signora, balliamo ancora, è un'emozione vedere il tuo volto, sentir la tua voce. Voilà, questo era Diego Zamboni per l'amica Dora. Vado a leggere un messaggio. Anna Chiesa: ciao Nicola, ti seguo qui dall'ospedale di Fidenza. Ieri ho avuto un piccolo intervento, ma tutto bene. Oh, questo mi fa piacere. Mi fai sentire musica e parole? Grazie mille, un abbraccio grande a tutti. Cara Anna, mi raccomando, rimettiti in forma, che bisogna andare a ballare presto, dai, torneremo alla nostra vita di prima, ne abbiamo tanto bisogno. Ti accontento subito, dai, ecco qua che arriva musica e parole. Sei nelle corde mie come il vento che scorre piano e fa tremare. Sei dolce melodia fra le note che fanno amore respirare. Sei musica che fa, si concede al mondo, tocca il mio profondo. Tu che non parli mai, ma che cantare fai. Musica che vivi tra la gente, a volte sembri indifferente, sai trovare le parole anche quando tutto muore, e non basta una carezza a cancellare l'amarezza di un amore che ferisce. E se la musica finisce non c'è niente più da dire, ma c'è tanto da sentire, perché siamo noi l'amore, perché siamo noi l'amore, siamo musica e parole. Se silenzi miei, come un fiore che cresce solo dalla terra. Tu che accompagni noi e fa risuonare
cantare fai. Musica che vivi tra la gente, a volte sembra indifferente. Sai trovare le parole anche quando tutto muore. E non basta una carezza a cancellare l'amarezza di un amore che ferisce. E se la musica finisce non c'è niente più da dire, ma c'è tanto da sentire, perché siamo noi l'amore, perché siamo noi l'amore. Siamo musica e parole. Sulle scale, perché siamo noi l'amore, siamo musica e parole, siamo musica e parole, siamo musica e parole. Salutiamo ancora una volta l'amica Anna Chiesa, che si trova all'ospedale di Fidenza, ma tutto a posto e ti aspettiamo presto. Dove? Dove sarà possibile? Stavo leggendo, ragazzi, che in base comunque ai criteri, ai nuovi criteri, da domenica 31 molto probabilmente l'Emilia Romagna tornerà in fascia gialla, ma lo sapremo venerdì. E giustamente dopo all'ultimo minuto, come dicevo prima, ristoratori e baristi devono andare a far spesa. Vabbè, lasciamo perdere. Grazie mille Nicola, e il saluto della nostra Dora, e poi Luca che mi dice un saluto al simpaticissimo Andrea Lorusso e al tuo gradito ospite. Luca, si chiama come te, eh? Ciao Nicola, volevo fare tanti auguri a Monica Riboli. Oh, è vero, dato che oggi è il suo compleanno. Ti chiedevo anche se riesci a mettere una sua canzone, e auguri da, anche da parte di mio papà e mia mamma. Questo è Daniel Maregini che scrive il messaggio. Guarda, ho preparato, avevo preparato anche una sua foto. Tanti auguri, cara Monica. La nostra Monica Riboli, dipendesse da me, ma qui non vado a farvi ascoltare questa canzone, voglio farvi ascoltare Danza d'Oriente, perché eravamo presenti anche noi dove al Celestino, al Dancing di Drezzo. E saluto anche l'amico Mario, eccolo qua che arriva, tutta per voi, Monica Riboli. Di ogni età, singhiozzare nel silenzio a piedi nudi e passeggiare per le strade luminose della grande città. Lascia libera la mente per sognare, questa è la mia fiaba, voglio immaginare, voglio raccontarla a chi mi guarderà danzare. Dall'Oriente che seduce in un istante, si lascia trasportare nel silenzio della mente, da colore fa brillare ogni fiore, poi ti dà un sorriso, con la danza orientale sarà, e la libertà che non è avuto mai, con quell'atmosfera ricca che mi dai, quella è l'armonia che un ballerino
gente il mondo gira e non ti accorgerai. Da, 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 danza dell'Oriente, abbandono il silenzio più profondo, un sogno che diventa realtà. Da, 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 danza dell'Oriente, sente il suono e l'eco della gente, il mondo gira e non ti accorgerai. Ma chi era quello di fianco a Monica che presentava? E beh, si cambia, ragazzi, si cambia abbastanza. Mamma mia, non mi sembra la stessa persona. Andiamo avanti, ragazzi, è arrivato il momento di salutarci, ma devo leggere un messaggio. Gianni Francia, ciao Nicola, un saluto a te e a Anna, speriamo di vederci presto. Caro Gianni, eh sì, non vediamo l'ora, tra l'altro mi vengono sempre in mente i nostri momenti quando vi vedevamo arrivare a te e Anna insieme e poi la bellezza di passare una serata in compagnia e vedervi ballare sotto il palco, fantastico. Ma presto tornerà. Andiamo in chiusura e arriva l'amico Graziano Cianni con questa bella canzone dal titolo Su quel treno. Io vi do l'appuntamento domani sempre al Niman Show Live alle ore 11:20, ma grande ospite e da mezzogiorno in poi l'amico Matteo Bensi. Ci terrà compagnia ovviamente anche poi dalle 13 alle 13:30 su canale 78 Vado a Liscio. Pertanto, cara Dora, devi stare collegata, ok? Va bene, vabbè, a parte che lo fai tutte le mattine, ci mancherebbe. Ciao a tutti, a domani su quel treno, a fra poco con canale 78 Vado a Liscio. E vi aspetto per una bella puntata con dediche richieste. Ciao ciao! Ero da solo, tutto scorreva veloce davanti ai miei occhi. Fuori pioveva e non pensavo ad altro che averti con me. Parlavi, ridevi, è come sbocciano i fiori, sbocciava l'amor. Noi soli su quel treno che ci ha fatto incontrare, è bastato uno sguardo e un sorriso e poi subito amore. Due specchi, hai stregato il mio cuore ed ora io vivo di te. Seduta di fronte, sembrava che il tempo si fosse fermato all'istante. Fissarti per ore e all'improvviso per noi è nato l'amor. Noi soli su quel treno che ci ha fatto incontrare, è bastato uno sguardo e un sorriso e poi subito amore. Brillavano i tuoi occhi, riflessi come due specchi, hai stregato il mio cuore ed ora io vivo di te. Noi soli su
stregato il mio cuore ed ora io vivo di te. In collaborazione con Nima Spettacoli, agenzia teatrale ed organizzazione eventi, San Polo Denza, Reggio Emilia, agenzia viaggi Porto Franco di Sant'Ilario Denza in provincia di Reggio Emilia. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica.